due senza donne. Beatrice Arcangiolini e Gaia Marzari. Acqua 1 ovviamente. Acqua 2 per la Romania. Con Elena Lavigna Tarlea e Madalina Beres. Stati Uniti con Jessica Heifert e Novinsky. Nuova Zelanda, Kerry Gawler e Grace Pendergast. Croazia, Milošević e Krakic. E questa finale è molto interessante, bisogna vedere le nostre azzurre cosa riusciranno a fare. Ricordiamo che la Beatrice Arcangiolini e Gaia Marzari sono anche il due senza di punta della nostra nazionale. È una finale questa difficile, diciamolo subito. Sì, una finale abbastanza difficile, di sicuro loro possono puntare al podio, ma comunque accedono a questa finale non con un crono rilevante, in batteria abbastanza attardate, poi dal recupero sono riuscite ad entrare in finale, arrivando seconde proprio dietro l'Australia, vincitrice del primo recupero, mentre la Romania e Croazia accedono a questa finale dall'altro recupero. Da tenere d'occhio sicuramente, Marco, due senza statunitense e la Nuova Zelanda al centro del campo di gara. Partenza centrale, attenzione ovviamente agli Stati Uniti e alla Nuova Zelanda. Sì, sono questi due equipaggi che sono partiti un po' meglio, vediamo la prua gialla e la prua bianca della Nuova Zelanda, adesso è la Nuova Zelanda leggermente in vantaggio, le nostre azzurre sono partite discretamente, sono lì nel gruppo, sono tra le prime, però comunque non devono farsi sorprendere, non devono restare troppo attardate, perché poi sul passo queste atlete che hanno le leve lunghissime riescono comunque a sviluppare una velocità di barca non indifferente, e loro devono stare attaccate, devono cercare di non perdere troppo terreno. La Zelanda, come da pronostico, direi da copione, possiamo dire così, primo posto subito se lo vanno a prendere loro, ci mancherebbe altro. Per due ragazze neozelandesi, Kerry Gawler e Grace Pendergast. Come era anche prevedibilissimo. Sì, Nuova Zelanda, vedi come sono veloci e dirette nell'ingresso in acqua, riescono ad portare via subito la barca e a non farla mai rallentare. L'Australia, a mio avviso, sta provando a stargli a ridosso, ma hanno sprecato moltissimo per partire così veloce. Si vede pure da questa inquadratura, facile l'azione della Nuova Zelanda, molto facile, sembra che prenda l'acqua all'attacco, molto nella stessa maniera portarla via nel finale. Nuova Zelanda quindi centralmente, eccola lì, acqua 5 invece per l'Australia, comunque lotta per una medaglia assieme agli Stati Uniti. Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia qua sono le parti migliori, Nuova Zelanda che ha preso un margine pazzesco di vantaggio, all'incirca un due imbarcazioni in mezzo ad occhio. È incredibile l'azione di questo equipaggio del duo della Nuova Zelanda, sembra di vedere la gara di Bond e Murray, due che potenza, fuori classe, che vincono ormai da sei anni a livello internazionale, imbattuti. Sulle barche corte, diciamo prima, anche in apertura quando stamattina abbiamo fatto le
finali secondarie, le semifinali, di quanto ormai il lavoro sia pazzesco a livello di Nuova Zelanda, di questa grande nazione. E mille metri, eccole qui. Hanno un controllo della gara straordinario, una potenza fisica che fa paura. Guarda il prodiere. Sì, sì, incredibile, riescono ad essere ancora molto ben in spinta già dopo scusami, i mille metri. 8 secondi quasi di vantaggio. Sì, l'Italia è fuori decisamente, a 12 fuori secondi. Fuori dei radar siamo. 12 secondi lo svantaggio a metà gara. Troppo per poter accedere a una medaglia. Era obiettivamente difficile per l'Italia poter pensare magari di proporsi, l'abbiamo detto subito, questa è una finale molto difficile per noi. Beh, devi tenere presente comunque, Marco, che queste due ragazze si presentano anche a livello senior A, quindi questo è il nostro equipaggio di punta, il meglio che noi possiamo produrre adesso in due senza. È sicuramente, questa è una specialità molto difficile dove l'Italia non ha mai avuto grandissima tradizione, ma comunque ci sta tanto da lavorare. Queste due ragazze hanno un grosso potenziale, ma 12 secondi a metà gara sono veramente tanti. Stiamo parlando in chiave under 23, in chiave assoluta diventano anche di più. Ah, certo, non c'è dubbio. Eccole qui, sapete, ovviamente questa vittoria in solitario della barca neozelandese con Kerry Goller e Gris Pendergast. La Croazia a seguire, Karla Milošević e Zana Krakic. E invece qui ancora la battaglia che si è vista di fatto dall'inizio tra l'acqua 5 e l'Australia, l'acqua 3 degli Stati Uniti, con un buon lavoro anche da parte dei ragazzi statunitensi Jessica Eifert e Agata Nowinski, che battagliano per il secondo posto. Ultimi 500 metri di una gara mai in discussione, 5-16-89 per la Nuova Zelanda. Vediamo quanto ammonta il ritardo, erano quasi 8 secondi nei 1000 metri, vediamo ai 1500 se sono aumentati, si è incrementato il vantaggio, eppure di parecchio, 12 secondi rispetto alla seconda. La Nuova Zelanda quindi sta andando a vincere alla grande questa gara. Sì, l'Italia paga 16 secondi nell'ultimo quarto di gara, può comunque circa 3 secondi dalla medaglia di bronzo. Devono adesso cercare di ripartire le due azzurre per se vogliono andarsi a prendere una medaglia, devono mettersi in coda alla Romania, la Romania che sta cercando di mettersi punta a punta con l'Australia. Gli Stati Uniti stanno andando via, ne hanno di attaccano più, attaccano per il secondo posto, sì. Stanno salendo di colpi. No, se non ha bisogno di salire di colpi può tranquillamente controllare, potrebbe anche, come dire, abbassare notevolmente il numero dei colpi, ormai il vantaggio è enorme, è ragguardevole quello da parte dell'armo neozelandese. Vediamo l'Italia cosa riesce a fare, perché effettivamente poi l'ultima medaglia poteva non essere così peregrina rispetto allo svantaggio, non nella Nuova Zelanda ma rispetto alla terza, sì, poteva magari anche uscire fuori. Questa inquadratura dice tutto, inquadratura insomma notevolmente sbalorditiva del margine enorme che ha la Nuova Zelanda in questa finale, va a vincere. Vediamo l'Italia, a noi interessa molto ciò che sta accadendo ovviamente lì in acqua 1. C'è l'Italia che lotta per la medaglia, vediamo se ce la farà a portarsi via magari un terzo posto rispetto non all'acqua 3 dove ci sono gli Stati Uniti che appaiono imprendibili, rispetto all'Australia forse in acqua 5. Arriva adesso la barca di Kerry Goller e Grace Prendergast, senza mai discussione dall'inizio alla fine la loro gara, campionessa del mondo, standing ovation, il minimo che si può fare per questo grande armo. Italia fuori da tutto, fuori da gioco per una medaglia, ci abbiamo creduto poco, ma ci abbiamo creduto, non era comunque semplice. Secondo posto per Stati Uniti, Australia che va a prendersi invece la medaglia di bronzo. Italia ha fatto quel che ha potuto, dai, non era questa la gara dove poter pensare rispetto a questi mostri che ci sono in acqua oggi, fenomenali, di andare a prendersi una medaglia, molto molto complicato. Sì, molto complicato, strapotere della Nuova Zelanda, incredibile, questo equipaggio non ha mai avuto un'esitazione, sono partite, sono arrivate con lo stesso ritmo, con la stessa potenza, con la stessa lucidità, con la stessa attenzione tecnica. Gli Stati Uniti hanno reagito all'attacco dell'Australia, sono andati a prendere una bella medaglia d'argento, ma tutt'altra cosa rispetto alla Nuova Zelanda, tutt'altro stile, tutt'altra tecnica di voga. Qui abbiamo visto un equipaggio che sicuramente a mio avviso può ben figurare anche tra i senior A, non soltanto in chiave under 23. Ed ecco l'Australia invece,
Nuova Zelanda, Stati Uniti, Australia, quindi.